cos'è la bellezza? La bellezza è un bene, il bene. La bellezza è vivere bene, è fare del bene. Quindi la bellezza è una somma di comportamenti, di azioni, che sono certo individuali, quindi riferiti a una persona che diciamo una bella, che poi noi definiamo una bella persona, ma che soprattutto sono rivolti anche al bene della comunità in cui questa persona vive. Perché oggi è importantissima l'azione e il senso di socialità comune. Noi non possiamo vivere da soli. Come dice qualcuno molto più importante di noi, nessuno si salva da solo. E per venire alla bellezza, all'apparenza, perché è sempre stata associata all'apparenza, pensiamo ai social. Facebook, apparire, l'agenda di classe, l'album, ma anche il metterci la faccia. Oggi, in questa seconda era di Facebook, dei social, secondo me vale molto di più il metterci la faccia, cioè essere se stessi, la verità della persona, dell'animo della persona. E secondo me, in questa seconda era social, si è capito che questi strumenti sono trasparenti e rivelano davvero l'anima di una persona e quindi la sua reale bellezza, o la sua bellezza costruita e quindi falsa, che in fondo non interessa più. Quindi si lega anche un po' a quello che pensavano i greci, che la bellezza fosse armonia, che la bellezza fosse equilibrio. Sì, perché se tutti ci comportassimo per il bene, avremmo quasi una società perfetta, un'utopia. Quindi sì, in fondo l'armonia, anche per esempio se lo applichiamo a quello che è il mio mestiere, no? Quello delle case, quando è che noi percepiamo la bellezza di una casa? Non certo dalla preziosità o dalla costosità degli elementi, ma da un ambiente armonico. E molto spesso l'armonia è data da colori e proporzioni, proprio nell'archetipo della filosofia dell'architettura greca, e questo ci dà una sensazione di essere accolti, che sempre ha sempre un valore di bene, di buono. Allora tutto questo è un fatto di estetica? Sì, ma in senso filosofico. E spesso la filosofia dell'estetica definisce l'estetica come un fatto di assenza. Noi siamo abituati a un'era che somma, aggiunge, mette insieme, vive di eccessi, di quantità che non servono. No, l'era del consumismo, questa era è finita. È finita, noi dobbiamo tornare a saper conoscere la bellezza, riconoscerla e metterla in evidenza. E se tu devi mettere in evidenza un oggetto bellissimo, lo devi lasciare da solo, deve togliere gli orpelli. E te lo dice una massimalista.